È una pagina di umanità tra gli orrori della guerra, quella che si è scritta a Monbaroccio nel 1944 in piena occupazione nazista, che parla di un ufficiale tedesco della Wehrmacht, Erich Eder, per aver protetto la famiglia Sarano nascosta nelle grotte del Beato Sante anziché deportarla nei campi di sterminio. I Sarano, famiglia ebrea composta da 7 persone, scampata all'orrore della soluzione finale, protetta anche dal padre guardiano del convento francescano e da alcune famiglie di Monbaroccio, i Perazzini e i Ciaffoni. Stamattina, in occasione dell'80° anniversario delle leggi razziali, il comune di Monbaroccio ha organizzato la commemorazione di quei momenti. Sono arrivati per l'occasione dalla Germania il presidente della Corte Costituzionale della Baviera e Gunther Eder, il figlio del comandante tedesco Erich Eder, protagonista di questo episodio, raccontato in un libro dal titolo Siamo qui, siamo vivi, scritto dal giornalista Roberto Mazzoli, direttore del giornale diocesano Il Nuovo Amico. Presenti alla cerimonia il prefetto di Pesaro Urbino ed anche l'arcivescovo di Pesaro, Piero Coccia. Questo credo che sia un'esperienza di carattere umano di grandissimo rilievo, ma anche di carattere educativo, perché in fondo ci sta a dire che quando le realtà diverse di provenienza, e cioè diversa religione, diversa nazionalità, diversa cultura e altro ancora, si ritrovano nell'umano, allora veramente si può dare una prospettiva per il futuro e trovare una base su cui costruire. Il legame di Monbaroccio con la famiglia Eder è forte, a tal punto che il 15 marzo scorso una delegazione comunale è stata ricevuta alla Camera dei Deputati. Oggi il primo cittadino, Angelo Vichi, ha consegnato alla famiglia dell'ufficiale tedesco una speciale benemerenza. E sostanzialmente questo è un secondo momento che avrà poi un suo seguito con il proseguimento di un'operazione che inizia proprio oggi, ovvero l'istituzione di un premio letterario che consentirà di portare avanti il ragionamento sul non dimenticare la Shoah. Questo è, quindi giornata davvero, davvero importante.